Ciao a tutti. Allora, in questi giorni mi è capitato di parlare con un paio di persone e scoprire che hanno in casa un prodotto un po' vecchio che non c'è più da tanto tempo e che non usano. E oltretutto mi chiedevano appunto di acquistare un prodotto che facesse quello che fa quello. Capiamoci. Allora ho detto, non vorrei che altre persone sono nella stessa situazione, allora perché non fare un video? Così rispolveriamo un prodotto che secondo me è veramente fantastico ed è davvero un peccato lasciarlo nel mobiletto a prendere la polvere. Sto parlando del Quick Chef Tupperware, eccolo qua. Pensate che io di questi ne ho addirittura due, uno è verde. Allora, cosa fa questo? Fa le stesse identiche cose che fa il moschettiere, perché è il suo antenato. Prima c'era questo e poi è stato sostituito dal moschettiere. Il moschettiere ha la cordicella come il Turbo Chef e questo ha la manovella. Allora, di cosa è composto? Aspettate, eh. Allora, innanzitutto sotto c'è questa guarnizione in silicone che se lo mettete in lavastoviglie va rimossa, perché ve lo dico sempre, se no si rovina. Questa serve a far sì che quando andiamo a lavorare la nostra base non scivoli. È in policarbonato, quindi ci potete mettere anche cose calde. Per esempio, avete visto che io nel moschettiere faccio il purè, lo potete fare anche qua, uguale identico. Poi la lama. Guardate come sono fatte le lame, sono rivolte leggermente verso l'alto. Adesso io non lo so se riuscite a vederlo, ma non sono perfettamente dritte. Proprio perché fanno a mo' di cucchiaio, vanno a prendere dal basso verso l'alto in modo da tritare in modo omogeneo. E le lame si appoggiano qui. Ecco qua, così, semplicemente. Poi ha in dotazione una frusta con la quale possiamo montare gli albumi, montare la panna, fare la maionese, fare tutti quegli impasti morbidi tipo crepe, crespelle, pancake, la frittata. Possiamo fare veramente tante cose. In più è dotato anche di imbutino graduato. Vi faccio, non so se si riesce a vedere i simbolini, però qua comunque è graduato, perché se andiamo a fare la maionese, come dico sempre, l'ultimo ingrediente che si aggiunge è l'olio, basta aprire questo sportellino, aspettate che non riesco ad aprirlo, ecco qua, inserite il vostro imbutino e anche in questo caso, in base a dove lo girate, il foro, ovviamente adesso non so se riesco a farvelo vedere, si apre e si chiude, quindi o è tutto chiuso, quindi voi riempite l'imbutino per graduarlo e poi lo ruotate leggermente per far scendere l'olio, oppure lo lasciate completamente aperto. Poi il manico è incastrato, quindi basta tirare ed esce. Anche questo ovviamente si smonta completamente per una perfetta pulizia. Come? Prendete un cucchiaino, lo inserite in questa piccola apertura, vedete, fate leggermente leva, ecco, ed ecco qui che è aperto. Lo lavate bene, lo asciugate bene, mi raccomando, e poi per richiuderlo non dovete fare altro che far combaciare ovviamente i pezzi e andare a schiacciare di modo che tutti i dentini vadano ad inserirsi, per dentini intendo questi, vadano ad inserirsi perfettamente all'interno. Aspettate che questo mi è... Oh, perfetto. Dopodiché, cosa ci potete fare? Con le lame potete tritare qualsiasi cosa, carote, zucchine, cipolla, aglio, prezzemolo, sedano, basilico, frutta fresca, frutta secca, biscotti, carne lessa, che ne so, formaggi morbidi. Potete per esempio fare il preparato per le bruschette, mettete dentro i vostri pomodori, olio, sale, pepe, un paio di girate, avete già sminuzzato i pomodori da mettere sulle bruschette. Come vi ho detto prima, con l'elica possiamo montare gli albumi, la panna e quant'altro, fare la crema al caffè, fare lo spumone, possiamo fare tantissime cose. È un vero peccato averlo e non utilizzarlo. Quindi, se ce lo avete in casa, rispolveratelo e fidatevi, perché se inizierete ad utilizzarlo, non lo lascerete più in quel mobiletto a prendere la polvere. Va tutto in lavastoviglie tranne le lame, come vi ho detto prima,
togliete la guaina sotto, questo anche se lo smontate tutto lo potete lavare tranquillamente in lavastoviglie, e poi anche il manico volendo si stacca, lo infilate dentro e conservate tutto. Spero di essere stata utile e se avete qualche altro prodotto che tenete là e non utilizzate, ditemelo, che se ce l'ho volentieri vi do qualche consiglio per sfruttarlo al meglio. Ciao!